Ciao, buonasera. Nome Fabio Corbellini. Perfetto, sono 45. Grazie. Ciao, grazie a te, buona serata. Grazie, ciao. Andiamo. Amici e amiche del tubo, buongiorno, anzi buonasera e buonaserissima. Benvenuti alla Bike Night 2023. Dobbiamo raffreddarla, ragazzi. Beh, facciamo un po' i seri e parliamo un attimo della bici in dotazione oggi, che è una Gazelle Cargo Bike Macchi, una marca olandese che gli amici di Cycle mi hanno messo a disposizione. È super accessoriata, infatti ha un sedile qui, poi ce ne, se ne può montare un altro e addirittura anche un seggiolino e seggiolino auto, si può coprire, ha un'autonomia di, in economy, di oltre 100 km, quindi fai da Dio. Allora, sono alla ricerca di una fontanella per riempire le borracce. Oh, l'ho trovata. Dite quello che volete, ragazzi, ma fresca come l'acqua della fontanella non ce n'è. Si sta affollando veramente, ragazzi. Sì, no, grazie, sei gentilissimo. Sì, pronto? Siamo a bordo. Siete a bordo? Siamo a bordo, on board. Vai, così. Manca poco, ragazzi, Manca un minuto a mezzanotte. Adesso passeranno tutti da qua, 1200 e passa. Io mi sto un po' distanziato perché veramente ho mezzo ingombrante. Sono anch'io. Ehi, ragazzi, 23, 3, 2, 1, buona nottata amici a tutti. Quanti sono? Dai! Guarda questo! Ciao! Ciao ragazzi! Oh, c'è qualcuno che manca il sconosciuto, che bello! Adesso però forse è meglio che mi muovo anch'io, perché sennò... Vai, andiamo! Vado per Che bella sensazione, ragazzi! Senti come strombazzano! Allora, stiamo per arrivare in Duomo. La bici è efficientissima, economy, ha un'autonomia di 126 km fino ad ora. Tutta una musica, ragazzi! È come 2 anni fa, ci ritroviamo, la bici più bella. Ciao Angelica. Ciao, com'è? Allora? Alla grande, si balla e poi si vedrà. Oh, questo è il DJ migliore. Bello.
qua siamo alle colonne di San Lorenzo, ragazzi. Accendiamo la sirena, va. Vai, accendi. Attenzione che passiamo sotto. Oh, ragazzi, sono l'ultimo, c'è dietro l'ambulanza. Sono il camion scopa. Qua siamo un po' in ingorgo, siamo in porta Genova e quindi ancora 200 metri e prendiamo il naviglio. Dimmi qualcosa. Come si chiama? Western. Ciao Western. Questi saranno un po' scoglionati, eh. Eccoci qua, ragazzi. Si prende il naviglio e inizia ufficialmente il percorso della Bike Night. Andiamo! Beve, non ci piace da lavorare. Aste! Portaci un altro lì. Vamos! Eccoci qua, ragazzi, prima sosta, siamo a Castelletto di Abbiategrasso e questo è il Palazzo Cittadini Stampa. Dove siamo? Abbiategrasso. Sì? Sì. Ah, tu sei quello che cantava! La società dei magnaccioni, certo. E tu prima tu sì che vai bene, ti ho filmato tutto, Poi sì, sto facendo un video per YouTube. Ah, bello, fammi salutare Western. Ciao Western. Allora? West. Ah, West? Ah, scusami, eh. Guarda, per risarcirti ti darei un pezzo del mio bombolone. Qua cosa c'è? Guarda, posso? Come no? Questo è il felinese. Un bombolone ci vuole. Tu dimmi che tu bevi la birra dentro qui, no? Questo è il tuo corno della salute. Cos'è il mio corno della salute? La donna devi un attimo tenere. Essendo un abitante del Ticino e del Naviglio. C'è questa cosa qua che i Celti sono passati da queste parti qua, quindi probabilmente ovviamente. Allora, ragazzi, vi presento Andrea, perché lui non stava facendo la bike night, però ha visto tutta sta gente che passava e cosa ha fatto? Si è unito anche lui. Io stavo andando a casa dalla mia ragazza, poi ho visto tutti quanti a voi. Hai fatto bene. Non esco manco mai in bici, quindi non so perché mi sto collando 100 km, però è andata così ormai. Oh, sei un attrezzo. È andata. Dai, oh, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Bella. Ripartiti, ragazzi, direzione Robecco sul Naviglio. Ho anche raddrizzato le luci, quindi adesso c'è una bella luce anche più profonda. Tutti vanno su strada, però si va di qua. È capitato a mio amico di andare a fare rafting. Ah. Comunque, ragazzi, sto coso è una figata. Se siete casinisti come me, butto tutto nel cestone e so che è tutto lì. Bike night continua, siamo arrivati a Robecco sul Naviglio, che è il punto più bello di tutti i navigli, ti giuro. Oh, ragazzi, siamo a Boffalò sopra Ticino, siamo a un buon punto. Adesso abbiamo Turbigo, facciamo una seconda sosta che è la più bella, eh. Io mi ricordo quella di 2 anni fa, era la più bella e avevo anche perso la GoPro. Ragazzi, stiamo continuando, stiamo arrivando al secondo ristoro, al chilometro 70 a Turbigo. Siamo arrivati al secondo ristoro, ragazzi, c'è un po' di coda,
qua c'è un ingorgo, sto per addormentarmi. Boh, sono le quasi le 5, no? Come sono? Sono le 4.41. Ah, ecco. West, siamo qua in coda. Allora, siamo qui in ristoro di Turbigo. Il ristoro prevedeva le insalate di riso, peccato che non hanno più le posate. Non so cosa dire. Vabbè. Fortunatamente mi sono portato una focaccia da casa, quindi sono pieno lo stesso. C'è frescazzo e umidità nell'aria. Di fieno, qualcuno in lontananza. No, ragazzi, qua bisogna mettere il turbo. Ma che la fa? Vai col turbo, Kit. Oh, solitona. Solitona. Guarda come va su. Le rampe. Qua ragazzi tocca spingere. Non so neanche dove sono. Che è una villa bellissima del 1800, un capolavoro ingegneristico, e fra un chilometro poco più arriviamo al terzo ristoro. Sono le 6 e qualcosa del mattino. Dai che siamo arrivati, che pace. Sole, dai che ci siamo, siamo al sesto calende, ragazzi. Dai che ci siamo, ragazzi. Siamo ad Arona, l'ultimo chilometro. Vuol dire che la batteria è ancora a metà. Ho fatto un centone. E vai, ce l'ho fatta. Hola. Ciao. Eccomi. Ciao, fammi salutare West, va. Che è stato paziente, eh. Ciao West, sì, sgranchisciti che dopo tutto questo tempo in sella ne hai bisogno. Vai, eh. Meritato riposo. Beh ragazzi, cosa dire, l'avventura è finita, quindi è arrivata l'ora di levare le tende. Quindi grazie per chi ha visto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!